televisore. La zia Sara non ne aveva perché pensava venissero trasmesse solo porcherie e oscenità. E adesso come faccio io? Ho da cercarne uno! Siamo tutti in pena per sapere quanto ci toccherà a testa e quella va a vedere l'orfanella. No, ma non farci caso. Rosy è sempre stata una patita di telenovela e film gialli. Piuttosto, Michelina non è ancora arrivata. È un giallo. Giusto. Veronica telefona immediatamente a quella stupida e chiedile a che ora sarà qui. Sì, padrona. Bella venite. Ma battiti, la volete smettere di pizzicarvi? Caro Mimmo, se litigo sempre con tua moglie è perché lei mi provoca sempre. No, no, questo non è vero. Sei tu che ti riferisci a lei in modo errato, Ma insomma, finitela. Ecco, finiamola che è meglio. Brando. Hai visto le proprietà intorno alla villa? Secondo me valgono 40 milioni a nipote. Pensate. Stai a pensare! Stiamo a pensare, sì. 10 milioni a nipote! Ah, Michelina ha detto che tarderà. Tarderà? Ma è strano, lei è sempre così puntuale. Ma il notaio sarà qui fra poco per la lettura del testamento. Ma vedrai che per la lettura del testamento sarà puntualissima. Oh, Veronica, non vedo l'ora di entrare a sapere quanto avrò di eredità. Perché, pensa, io avrò una casa tutta mia e finalmente potrò permettermi la Cadillac. La voglio, rossa fiammante, con i sedili in pelle di coccodrillo e le maniglie in oro zecchino. Zecchino. Tanto per non dare nell'occhio, eh? Io invece sono come una gazza, adoro tutto ciò che luccica. Voglio riempirmi di gioielli e pietre preziose. Io invece con la mia parte metterò su un allevamento, anzi un grande allevamento, anzi un pantagruelico allevamento di struzzi. Cosa? Certo, la loro carne è molto gustosa. Mio zio ha fatto un sacco di soldi in questa maniera. Sì. Tuo zio Orazio è in galera per aver venduto carne di cangura variata al posto di caviale. E poi tu non erediti un bel nulla. Sono io che eredito. Voglio spendere la mia parte di eredità per mantenermi giovane. Andrò negli istituti di bellezza più famosi al mondo. Brando. Sì. Se lo meriterai avrai soltanto un qualche spiccioletto che ti elargirò di tanto in tanto. E invece chissà come spenderanno i loro soldi Rosy e Michelina. Rosy sicuramente andrà ad Hollywood a seguire le sue star preferite. E Michelina, visti i suoi 30 anni trascorsi nel collegio delle suore Orsoline, e l'assidua frequentazione di chiese, associazioni religiose, Ma cosa temi? Temo che devolverà tutto in beneficenza. Ma come al solito la tua ipotesi è completamente insensata. Oh no, Mimmo ha ragione. Michelina è sempre stata molto prodiga. Da piccina rinunciava ai soldi del gelato per lasciarli nella cassetta delle elemosine, quindi... Al pensiero di 10 milioni di euro in beneficenza mi sento male. Su, coraggio, tra poco arriverà il notaio Lindo e noi diventeremo tutti ricchi. Ma questo Lindo che tipo è? Io non l'ho mai visto. È un vecchio rincitrullito, è miope come una talpa e sordo come una campana. E dimentichi la cosa più importante. Quale? Mi chiede quale? Quale? Vuoi proprio saperla? Quale? Il suo alito. Me l'ero dimenticato, è vero. Si racconta che una volta tentò di baciare la sua vecchia segretaria. Ebbene, la poveretta stramazzò a terra e rimase svenuta per quasi tre ore. Ma certa gente è proprio ignorante. Ma non sembra che esistono delle comode pillolette contro la litosi? Io, per esempio, ne ho sempre qualcuna conservata nella borsetta, così all'occorrenza. Certo, per te. No, per me. Ma per la gente che sta accanto c'ha l'alito pesante. È arrivato il notaio Lindo. Fallo passare. Sì, signora. Non bene. Mi raccomando, zia Sara è morta. Quindi, occhi bassi, faccia triste e addolorata. Forza, facciamo la prova. Buon canto! Ma cosa gradisce una pastiglia?
purtroppo non ho fornito. Una pastiglia! No, grazie. Ma sono le gemme di vino! Un bacio di vino. Gemme di vino! Ah, beh, e allora ne prendo una. Dai, prego. Grazie. Vedo che la scomparsa della signorina Sara mi ha prostrato. Purtroppo bisogna seguire l'iter burocratico. Quindi è inevitabile dare la lettura del testamento. Vostra zia Sara lo fece più di 30 anni fa e da allora non l'ha più cambiato. Ho sempre dedicato a zia Sara tutto il mio affetto. Sì, ed io l'ho amata con tutte le mie forze. Sì. Oh, zia Sara, perché ci ha lasciato in questo smisurato dolore? Smisurato dolore! 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 Dolore, dolore! Smisurato! Splendido, splendido! Sono riuscita a trovare il televisore! Era in camera della zia Sara per lo spazio! Rosy, questo è il signor Lindo! Lindo? Ho già sentito questo nome! È venuto per la lettura! Ah, ora ricordo! Meno male! Lindo era il nome del presunto assassino nel film Il maniaco dell'asse, giuria! Signor notaio, questa è Rosy, nostra cugina, scusatela ma è scomparsa! È la barboncina! Sì, la barboncina! No! Nostra cugina! È proprio sordo! Allora, ci siamo tutti! Manca la signorina Michelina, ma adesso che guarderà! Come si può fare? Pensavo di fare di fretta! Sentiamo! Leggerò l'atto, anche in assenza della signorina Michelina. Domattina sarò di ritorno alle 11 per lei. Va bene? Siete d'accordo? Ma sì, così mi voglio. Allora, leggo. Io sottoscritta Sara Rosy alla presenza del notaio Lindo me medesima, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali et fisiche, va buono, volendo disporre dei miei beni nel momento in cui avrò cessato di vivere, esprimo con quest'atto le mie ultime volontà. E che ci stanno le volontà, le volete sentire? E sentiamo le volontà! Nomino eredi universali le mie nipoti, Giorgia, Veronica, Rosy e Michelina Rosy, figlie dei miei cari defunti fratelli. Grazie molto signor notaio, è stato un piacere. Con la seguente clausola, e che ci stanno pure le clausole, e che facciamo? E dove sentiamo le clausole? E sì che le sentiamo le clausole, al momento della lettura del testamento, per prime, e dica per prime, avranno diritto all'eredità solo quelle che saranno ancora nubili. Nubili? Ma si capisce, anche i mobili. La suddetta condizione, ma pure, potrà essere sciolta solo nel caso in cui tutte le mie nipoti siano sposate. In tal caso, il patrimonio sarà diviso ugualmente. E ora da, in parte uguale. Firmato Sara Rosy. E con questo, la signorina Sara ha espresso le sue ultime volontà. Allora, la sua amica era di tutto è Michelina. Che dispetto. Già, vado piuttosto di fretta e non posso trattenermi un minuto di più. Passerò domattina alle 11 per venire. Signori, sì. Buona giornata. Arrivederci.